Buonasera, Peppino Baldassarre, Foggia Sport 24. Di Schenetti non le chiedo nulla perché sicuramente i chiarissimi colleghi la faranno questa domanda. Io volevo chiederle soltanto questo. Il Foggia è tra le prime 8 su 60 in questa competizione e le due domande riguardano la prima Leo. Leo fa il compitino, non è Claudio Gentile, non è Tarcisio Burri, ma fa il compitino. Mi creda, prima che arrivasse lei qui, per usare un eufemismo, era un buono a nulla. E quindi ha fatto una grande prestazione, non solo oggi, ma anche nelle altre volte che lei l'ha utilizzato. La seconda domanda riguarda, ne parleremo sabato della partita prossima, Ventura, però sulla energie mentali, non parlo in positivo del Foggia che ha vinto, altra autostima, comunque ha battuto la testa, no. Al contrario, il Foggia comincerà il suo stress da giovedì. Loro l'hanno cominciato da domenica, che stanno sicuramente pensando alla prossima gara. Grazie. Allora, Leo, secondo me, fa anche un po' più del compitino. Obiettivamente, ritengo che abbia caratteristiche fisiche importanti per giocare da braccetto, perché quando giochi a tre i due braccetti devono essere aggressivi, devono avere frequenza, e lui ha colpo di testa, frequenza, velocità, e poi è un ragazzo attentissimo a quello che gli si dice, quindi si è trovato a fare un ruolo che probabilmente non se l'aspettava e sta rispondendo assolutamente bene, quindi sono molto molto contento, perché è una risorsa in più nei difensori centrali, che spesso e volentieri rischiamo spesso di essere un po' corti, e questa è una grande soluzione per me. Lo stress, più che lo stress, noi adesso dobbiamo recuperare le energie fisiche, perché questa partita è stata una partita dai ritmi, a mio avviso, alti. Però la squadra sta bene e vittoria porta entusiasmo, porta la facilità di smaltire fatiche. È chiaro che dobbiamo recuperare poi nella realtà la fatica e dobbiamo prepararci a un'altra partita complicata, difficile, come tutte quelle che abbiamo fatto fino adesso, però ritengo che la partita di oggi, la prestazione di oggi, di chi magari ha giocato meno, è stata veramente una partita di livello e ho avuto delle risposte veramente importanti da parte di tutti. Prego. Buonasera mister. Buonasera. Edizione Richiello, Foggia TV, Foggia Gol. Al di là del risultato che ormai non fa più notizia, il Foggia vince in campionato, passa il turno in Coppa, come mi riallacciavo a quello che diceva il collega Baldassare, stasera probabilmente è stata la serata di Andrea Schenetti. L'abbiamo visto uscire rinfrancato tra gli applausi del pubblico, ma anche i suoi applausi. È stato bello quel gesto che abbiamo notato mentre lo sostituiva. Ma Andrea si è dimostrato un professionista esemplare, perché non ha, anche nei momenti difficili, perché è stato utilizzato poco da me, ha sempre dimostrato di essere presente con i compagni, di aiutarli, di dare consigli, perché è un giocatore esperto, un giocatore che ha giocato tanto in Serie B, quindi conosce le dinamiche di una squadra di calcio, e quindi era importante per lui, è importante per me, ma io le qualità di Schenetti le conosco e volevo che lui arrivasse a capire che è parte importante di questo gruppo. Ha giocato in un ruolo che non è il suo ruolo, ma che nella realtà invece potrebbe diventare il suo ruolo in questo sistema di gioco, perché ti dà qualità a palleggio, ai tempi di gioco, quindi non sono sorpreso della prestazione, perché io lo vedo tutti i giorni e vedo che lavora sempre al massimo, e quindi ripeto, è stato un professionista esemplare fino adesso.
Buonasera mister, buonasera. Alessandro Scolozzi, Data Sport e Wii Sport 24. Al di là del risultato, ciò che stupisce è la capacità di gestire un organico molto ampio, e l'abbiamo visto oggi, voglio dire, anche nel caso di Peschetola, quando è entrato ha dato il massimo. Quindi una difficoltà in più, quella di, che potrà avere lei, quella di dover chiaramente avere una abbondanza di giocatori? Questi sono bei pensieri questi. Per un allenatore questi sono bei pensieri, perché più è difficile la scelta, più vuol dire che il lavoro da parte mia e della squadra è fatto verso una direzione che fa sì che questo gruppo sia vivo in tutti i suoi interpreti. E Lorenzo Peschetola, ne ho parlato ieri, è quello che ha, assieme a Jacoponi, quello che ha giocato meno e quello che ha sofferto di più, ma idem, quindi un giocatore esperto prima, un giocatore molto giovane adesso, ha sempre lavorato, ve lo assicuro, a un'intensità, con una voglia di apprendere e di mettersi in mostra unica, quindi è un bellissimo regalo per tutti, penso. Prego. Mister, buonasera, Emanuele Lo Sapio, Gazzetta dello Sport. Ti chiedo, la posizione di Schenetti, no? Da mezzala, da interno di centrocampo, è un calciatore che al Foggia mancava paradossalmente, perché ha inserimento, ha tiro dal limite, ha fatto anche gol. Può essere una soluzione anche per il campionato o no? E se può giocare con Ogier, che è più, può giocare anche con Peterman, visto che Ogier è già più di contenimento rispetto a Peterman, come se l'avevate provato, se hai intenzione di sperimentare questa ipotesi? Io l'ho detto all'inizio, no? Che il mio obiettivo era quello di cercare di inserire più qualità in una squadra fisica, muscolare, che è stata la mia scelta iniziale e che sto portando avanti. Io ritengo che Andrea lì possa giocare sia con Ogier, che ha fatto un'ottima partita anche lui, sia con Davide Peterman. Perché poi nel momento che abbiamo possesso palla io gli chiedevo di lavorare nella catena con Pippo Costa, ma anche di andare a lavorare tra le linee e quindi diventare un 3-4-1-2 che poi andrebbe nella sua posizione ideale. Ma lui ha fatto ancora di più, perché poi nella fase di contenimento ha lavorato, ha fatto un paio di recuperi con allunghi di 40-50 metri nel primo tempo, veramente da giocatore dentro il progetto, e quindi è sicuramente una soluzione. Così come è stato per Alta, in un sistema di gioco come questo, quei giocatori possono fare la mezzala, per Alta anche la seconda punta, Andrea magari un po' meno perché è più un giocatore che viene incontro, e invece in un 3-5-2 gli attaccanti devono essere un po' quelli che strappano nell'attacco della profondità. Però ritengo che Schenetti sia un'arma che io sapevo di avere e avevo bisogno che anche lui capisse che cosa può fare all'interno di questo gruppo. Un'ultima cosa la chiedo sulla Coppa, no? In questo momento, come diceva il collega, mancano poche partite, no? Per la chiusura della competizione, se può essere, visto anche l'ampia ruota a disposizione, un'opportunità in più per continuare a fare esperimenti e per avere la possibilità comunque di restare in corsa, visto che comunque darebbe un posto nei playoff direttamente poi rispetto alle prime tre posizioni di classifica, quindi può essere per il Foggia un'opportunità in più. Quando sei lontano dalle partite importanti nessuno gli dà importanza, quando poi ti avvicini tutti danno importanza. Io ho dato importanza sin dalla prima sera col Picerno, no? Quindi il passaggio del turno in quel momento è stata una medicina, un antibiotico veramente importante, perché mi ha dato la possibilità di iniziare a entrare nella testa dei giocatori, dandogli un qualcosa su cui aggrapparsi in un momento veramente di difficoltà. E la sconfitta di Gelbison mi ha dato la possibilità ancora di più di fargli capire che cosa bisognava fare e che cosa serviva per potersi risollevare. Quindi arrivare ai quarti di finale ed essere tra le 8 su 60, io penso che sia qualcosa di gratificante per Foggia,
per Foggia tifoseria, per Foggia società, per Foggia giocatori, e quindi sicuramente proveremo ad andare avanti fino in fondo, perché non avrebbe senso non farlo, con la possibilità di utilizzare, poi manca ancora un po' di tempo chiaramente, di utilizzare i giocatori che magari in quel momento avranno giocato un po' meno, che però oggi hanno dato la dimostrazione di saper fare quello che fanno anche quelli che magari sono impiegati un po' di più, e questo per un allenatore è bello, è veramente bello. Domenico Carella, Corriere del Mezzogiorno, buonasera, buonasera. Mister, ricordo una delle sue prime conferenze, per tornare sempre sul tema Schenetti, dove parlando proprio lei, senza una domanda, di Schenetti, disse insomma che voleva provarlo anche come regista, per poi capire insomma la sua posizione e mettersi a disposizione della squadra, e poi valutare eventualmente a gennaio il da farsi da uomini, disse lei guardandosi in faccia e chiarendosi tranquillamente. Le chiedo, quanto è cambiato rispetto, quante cose sono cambiate rispetto a quella conferenza, dove ha lavorato lei su Schenetti e dove è stato bravo Schenetti, chiedendole anche se è cambiato veramente qualcosa, cioè adesso, come ha detto lei, è parte integrante di questo progetto e potrebbe esserlo anche per il futuro. Ma Andrea è sempre stato parte integrante perché ha lavorato da titolare, sempre, ha lavorato sempre da titolare, poi dopo nelle scelte che devo fare è stato penalizzato, ma io conosco le sue qualità e ritengo che sia un valore per questa squadra, quindi manca ancora del tempo, e poi magari non gioca più e arriva e mi dice Fabio io voglio altro, no? O magari invece sarà impiegato di più, o magari sarà impiegato in spezzoni, o magari dall'inizio, ma l'importante è che lui senta la mia fiducia, e io su di lui ho lavorato cercando di dimostrargliela sempre, anche non scegliendolo, ed è una cosa difficilissima per un allenatore, perché ti parlo, ti dico che sei bravo, ti dico che, e poi dopo non giochi. E quindi lui è stato bravo, io ho approfittato della sua professionalità cercando di non perderlo, perché il rischio poteva essere quello di perdere un giocatore moralmente, no? E invece oggi ha dato dimostrazione che lui è presente e che lui può essere un qualcosa di una ciliegina in più per il nostro gruppo, perché ha qualità che nessun altro in rosa ha.